questi lavori. Quella volta, quando i lavori alla carcere della Quercia, è stato un manicomio, quasi due o tre permessi, è stato. Abbiamo avuto problemi grossi, sia con la casa di corpo, con la civile, un disastro. Quando vai a toccare specchi d'acqua. Diciamo, Gino, questo l'ha ritrovato quella, tutta quella ricerca che fu fatta, quell'impatto che fu fatta all'epoca, no? Che dicevo prima, l'indagine che facemmo quella che viene con. Sì, io lasciavo la tanto, no, perché allora, onestamente un piccolo sforzo bisogna ancora farlo, perché lì ci fermammo alla piazza del mercato, perché c'erano tutti quei problemi di allagamenti, di cose che c'è. Quindi può darsi che ancora qualche cosina c'è da vedere, quindi dobbiamo ancora qualche piccolo sforzo. Diciamo quanto molto più di qualche cosina. Il problema di questa zona è sia quello che arriva a mare, ma soprattutto la situazione urigena, è proprio, cioè qui alcune attività quest'estate, correggetemi se sbaglio, hanno chiuso in pieno pomeriggio perché non potevano lavorare, giusto? Sì, no, ma io dico quest'estate nel senso che per me stiamo ancora in estate, nel senso fino a ieri, fino a oggi. Non l'abbiamo ancora fatto perché volevamo, sapendo di questa misura, volevamo condividerlo con voi e vi diciamo che proviamo a fare questa soluzione qua, diciamo, potrebbe essere. Giusto, ma sullo stato invece dei luoghi, cioè lì, non so, 20-30 anni stiamo scaricando, drenare questa, dragare questa zona, cioè pulire, bonificare questa zona che penso ci sarà un paio di metri. Tra sorvegliati e sorvegliati, sta succedendo al lago di Sabato? Perché onestamente su questo sbocco qui ha portato liquame per anni, via La Vaga, Zio Pesce, Piazza Mercato, qua c'è tenuto di tutto qua per anni. Non l'hanno mai detto, assolutamente no. Il fenomeno che vediamo stasera, se vedono delle bolle che fa quello potersi sedimentare, ma noi dico quando si alza l'acqua vengono le scale, arrivano a metà e si riempie di cartigenica, cioè, quando poi l'acqua va via lì rimane un mare di cartigenica sulle scale, sì, quindi quello sarebbe il percorso storico che diciamo stiamo cercando di cercare. Sempre un problema di chi è la competenza. Gli studi un po' sul bar, che tutti chi fa. Lo so, però già il fatto stesso, cioè io il fenomeno di cui parla l'Avvocato Nello, io l'ho visto diverse volte, cioè questa cartigenica, questi. Cioè veramente ti sembra una fogna a cielo aperto. Allora la domanda è, d'accordo, ma neanche quando piove in maniera eccessiva, ecco perché ci si chiedeva come mai. Quindi ecco perché noi abbiamo chiesto la disponibilità di tutti di controllare, perché poi quello che voi avete trovato a Via La Vaga in realtà non era preventivato, no? Quindi può darsi anche meno di grande entità. L'osservazione sua è giusta, perché quello che è successo prima degli anni, prima dei nostri interventi, sì, prima di Acqua Ladina, diciamo così, per anni ha sversato tale e quale, quindi qua, non è che non ci torniamo così, ma tutti o no. No, come no.